Io vi faccio un cappello magari un po' più ampio, perché qua siamo entrati proprio nella colpa. La norma di riferimento risale al 77, che è il DPR 235, che non lo troviamo più. Dobbiamo andare a cercare nell'archivio storico, perché è stato rimaneggiato successivamente. La più grande modifica viene nel 99. Cosa recitava il decreto originario? Che alla scadenza, essendo diventata la materia, diciamo, competenza e funzione della provincia, la concessione delle grandi derivazioni e la gestione dell'energia, avere funzioni comunque materia di energia elettrica, quali sarebbero stati i soggetti che potevano subentrare ai concessionari, per lo più Edison e altri privati minori? Sarebbero stati i comuni, oppure i comuni in forma consortile, definendo la norma e richiamando quello che erano i vecchi comprensori. Comunque comuni o consorzi di comuni. Oggi la norma non si trova più, non è più scritta così, perché nel 99 entra in vigore anche il decreto Bersani, innova un po' in materia di servizi, in materia di concorrenza, e il testo viene riscritto aggiungendo poche parole, comunque, che saranno non solo enti locali a subentrare, ma anche società di capitali, dopodiché definite come Fugatti vi ha spiegato. E questi enti o società avrebbero potuto esercitare quali tipo di attività, dalla produzione, importazione, esportazione, trasmissione, fino alla distribuzione, cioè ampliava anche il raggio, cioè subentri nella concessione, che poi voleva dire gestire le centrali, produrre, e dopodiché, siccome la produzione è finalizzata alla vendita, insomma, sarebbe stata limitata, furono aggiunte anche tutte le attività collegate a importazione, esportazione, cioè mettersi in rete, gestire la trasmissione e arrivare fino alla distribuzione. I comuni, prima critica, i comuni hanno dormito, i comuni che erano i titolari della polpa hanno lasciato che tutto questo andasse e si è trovata sostanzialmente la provincia a soverchiare quello che era un debito dei comuni. No, i comuni a presentare società, la provincia non ha voluto. Sì, vabbè, io ti dico, però qua sollecitavamo spesso i comuni e sentivamo che erano un po' condizionati un po' da questa provincia che aveva fatto un po' tutta la regia e che aveva anche intimorito, perché si diceva che se non si fossero realizzati strumenti, esatto, per cui piano energetico provinciale, comitato energetico provinciale, piano distribuzione, eccetera, si sarebbero persi, diciamo, il colpo e i concessionari avrebbero avuto i rinnovi, perché non ci sarebbe stata pronto chi, dovendo subentrare, poteva anche interrompere quello. La PAT utilizza questa norma, indubbiamente, che prevede non solo di entrare come enti, ma di poter utilizzare anche società. Soltanto che queste società, come giustamente il segretario Fugatti vi ha spiegato, avrebbero dovuto essere società gestite con la massima trasparenza, nelle quali magari sarebbero potuti entrare anche i comuni, per esempio come sono entrati in Primiero Energia, e pochi comuni, quelli che avevano le vecchie municipalizzate come Trento e Rovereto, sono entrati effettivamente, no, nella dualità, ma non la stragrande maggioranza dei comuni, che non ha avuto nessun tipo di beneficio. Sostanzialmente le società si sono create utilizzando e inserendo anche soci privati. Nessuno sa con quali criteri, il primo che ha alzato la mano probabilmente si è trovato in prima fila e ha potuto beneficiare del tutto. Critica di massima, al di là della legittimità, che è una questione che bisognerà dipanare, che beneficio ha avuto il Trentino, il cittadino, il Trentino da tutte queste operazioni? Qualcuno probabilmente ne ha avuto fin troppi benefici, ma il cittadino medio si è visto sostituire la gestione dell'energia da un ente che poteva essere Enel, ad una società trentina che ha utilizzato fondi, risorse trentine per acquisire gli impianti, per subentrare, eccetera, eccetera, e il servizio sostanzialmente non è migliorato, ma si trova una bolletta quasi più cara di prima. Cioè il beneficio per l'utente trentino in tutta l'operazione è stato praticamente nullo, vanno, se non che abbiamo visto un fiume di denaro trentino andare ad acquistare
diciamo, le infrastrutture dei precedenti concessionari, e benefici zero. Per cui il beneficio per la comunità è zero, ma noi abbiamo che i consigli di amministrazione, che prima erano fatti da enti e società dello Stato, adesso sono nominati magari dalla provincia, al cittadino medio non gli può importare proprio nulla che amministra le grandi società, se poi le grandi società marcate Trentino non hanno un minimo di ricaduta in Trentino. Io mi fermo qua. Comunque è stata una grave perdita per i comuni.